Buonasera amici sportivi, appassionati di rally, appassionati di motori, quarta puntata stagionale di Rombo di Motori. Vi dico subito che è l'ultima settimana che ci vedete addirittura in doppia versione il mercoledì, ovvero alle 21 e poi ci vedrete anche alle 23.15. Dalla prossima settimana torniamo, almeno per quanto riguarda la prima proposta di Rombo di Motori, all'orario delle 23.15, perché dalla prossima settimana, ne approfitto per ricordarlo, visto che in questi giorni ci sono grandi novità a Noi TV, torna la trasmissione sulla salute condotta da Lorenzo Bertolucci, ma quest'anno non più alle 14, bensì in prima fascia serale alle ore 21. Comunque tutte le settimane Rombo di Motori, dalla prossima settimana ore 23.15, da qui all'eternità. No, scherzo, da qui a giugno, insomma, a quando arriveremo. Vado a presentarvi gli ospiti di questa serata. È tornato a trovarci un amico, ma che dico di più, un perno di Rombo di Motori da quando questa trasmissione è nata 2 anni fa in versione quindicinale, il direttore di Organization Sport Event del Ciocco, Valerio Barsella. Buonasera Valerio. Buonasera Guido. Grazie di essere con noi. Voi. E poi, se non sbaglio, per la prima volta, ma non nel mondo del rally di cui Valerio, lui è un'istituzione, ma per la prima volta Rombo di Motori, e io mi devo cospargere il capo di cenere e un po' anche te, perché non l'avevamo ancora portato. Il collega Massimo Salvucci, buonasera Massimo. Buonasera a tutti. E grazie di essere con noi. Grazie a voi. Massimo ormai lo conosciamo da una vita, speaker, insomma, sul palco d'arrivo, insomma, uno, l'hai detto tu, cos'è lui per il mondo del rally? È una Bibbia, Una Bibbia che senso? Conosce tutti gli aneddoti, sa veramente tantissime cose. Ma magari qualcuno poi ce lo racconti, Massimo. Sì. E quindi vabbè, c'era un altro però, ha detto lui. Sì, se la spartisce un po' con Michele Perna. Che Michele Perna è il navigatore? Sì, anche lui è un grande conoscitore di tutto. Ah, non si limita a fare il navigatore di Rudy Michelini, che già è un compito arduo. No, scherzo Rudy, ma è proprio una Bibbia, Michele. Sì. Allora quando tornerai, Michele, ti interroghiamo. Va interrogato. Va interrogato, e chi lo interroga? Forse tu lo potresti interrogare, io non sicuramente. Come andiamo Valerio, dopo questa... estate di riposo, no? Estate di riposo, diciamo che è stata un'estate di programmazione, ora si riparte, cioè portiamo avanti il lavoro che abbiamo programmato quest'estate e continuiamo il lavoro nell'organizzazione del Ciocchetto, dell'Elsgate e del Rally del Ciocco, quindi siamo in pieno svolgimento. Poi sono raggruppati temporalmente nel giro di 4 mesi. 4 mesi, sì. 3 mesi forse, sì. In mezzo, quindi molto concentrati, e noi anche quest'anno naturalmente, quest'anno intendo 2017-2018, gli daremo come sempre ampio spazio. Io credo che insomma l'ultimo rally del Ciocco, quello del 50° anniversario, che vi abbiamo proposto per 3 giorni in diretta, sia veramente sia stato un grande evento. Prego. 40°. Ah, 40°. Sono andato al 50°, ma sono già arrivato al 50°. C'è ancora un po' di strada. È vero che ultimamente il tempo dicono che vola, però sono andato ben oltre. Sì, 40°. No, dico, lì abbiamo fatto per 3 giorni veramente, credo. Sì. Un buon lavoro, proponendovi tutto il rally, si può dire, minuto per minuto. Tu invece com'è passato l'estate, Massimo? Poi diciamo che a parte qualche problema di salute, ho seguito le solite gare. Ti vedo bene. Proprio sono ritornato nuovo proprio in questi giorni. Bene. E ho seguito le solite gare qui in zona, perché io seguo principalmente le gare di zona, e niente, c'è sempre un avvicendarsi di manifestazioni un po' per tutti i gusti, no? Il settore diciamo che è molto vivo. Il settore è molto vivace, molto intenso anche in questo periodo, che insomma ci sono gare importanti e gare storiche, poi appunto si aspetta la fine dell'anno con la festa del Ciocchetto, che ormai è un appuntamento che tutti noi toscani, ma soprattutto non toscani, amiamo. Però poi del Ciocchetto, anche qualche anticipazione addirittura sul Ciocco, le daremo più avanti. Adesso però sia con Valerio che con Massimo, che sono insomma, 2 persone che vivono il mondo del rally intensamente, ne sanno veramente da parte tutto molto, questo è un fine settimana, quello che sta per arrivare è molto importante, perché insomma alla fine c'è questo 35° rally Due Valli che va ad assegnare il titolo italiano assoluto 2017. E quindi nulla, ci sono 3 piloti in lizza, il nostro Paolo Andreucci, Simone Campedelli, citati in ordine classifica, e Umberto Scandola. Andreucci ha un piccolo vantaggio che però, considerando tutto, ora noi avevamo preparato anche tutte le ipotesi, però non ve le leggo perché veramente vi annoierei e basta. Diciamo che tutto è ancora aperto. Allora, partendo dal Ciocco, ad arrivare alla vigilia dell'ultima prova, perché abbiamo cominciato proprio diciamo con il nostro rally a marzo, ti aspettavi che anche quest'anno veramente si arrivasse sul filo di lana? Che idea ti sei fatto ormai a
A 48 ore, sì, più o meno 48 ore dalla partenza con la prima prova speciale di venerdì sera. Diciamo che con questo inserimento ormai dall'anno scorso di gara 1 e gara 2 chiaramente si è venuto a creare una differenza, un gap di punti di classifica ormai talmente bassi che fanno sì che ogni anno il campionato si chiuda sempre all'ultima gara, perché basta che uno vada male in gara 1 o vada bene in gara 2 o viceversa. È più facile compensare, quindi questo fa sì che comunque sia la federazione in questi anni abbia voluto riportare un campionato vivo fino all'ultima gara, e questo per me è una cosa molto fondamentale, perché comunque sia fa sì che l'attenzione sia spalmata su tutte le gare, non su fino al momento in cui si chiude la classifica, no? Sì, magari come succedeva qualche anno fa, si arrivava magari a una o due prove dalla fine, che i giochi erano già fatti. Assolutamente. Quindi le ultime prove erano così, puramente, non dico accademiche, sì, si lottava per vincere la corsa, certo. Però questo fa sì che invece il campionato rimanga aperto e che fino all'ultimo i tifosi possano andare a omaggiare gli organizzatori, a vedere le gare, le manifestazioni e tifare i propri beniamini. Massimo, la pensi anche tu così? Indubbiamente. Sì, indubbiamente questo è il discorso della doppia validità delle due tappe influisce nel rendere più vivace la situazione. E quindi anche lo stesso discorso che è stato l'innovazione di quest'anno dei punti per i primi tre assoluti della classifica generale. Era giusto dare un riconoscimento anche lì, però sì, perché appunto la costanza è stata premiata. Ora vediamo l'evolversi chiaramente di questa stagione e poi vedremo che evoluzioni saranno anche nella prossima. Allora, dovremmo vedere anche delle immagini, Gian Piero Pucci, relative, penso all'ultima prova che si è disputata, ovvero a Roma, Rally Roma Capitale. Questa è Roma, mi sembra evidente, no? Allora, Valerio, questa è una corsa molto giovane, tra l'altro, ora parlo all'organizzatore. Una corsa molto giovane, giunta alla quinta edizione, dove mi dicono, quando si parla di Roma, si parla del contesto adiacente Roma, lì si va sul sicuro. Però mi dicevano che a livello organizzativo proprio forse devono ancora fare dei passi in avanti, no? Beh, Roma intanto comunque io la ritengo la capitale, è comunque la città più bella del mondo. Ma certo, su questo sono d'accordo tutti. Ho sempre degli ottimi ricordi con Roma, quindi diciamo che comunque sia è un palcoscenico naturale e nella direzione in cui siamo andati anche noi quest'anno, facendo l'avvicinamento al Ciocco, andando a toccare un po' tutte quelle che erano le città della provincia di Lucca, chiaramente Roma con il suo grande museo a cielo aperto ha fatto sì che i piloti abbiano potuto vivere un'esperienza incredibile girando un po' davanti a tutti i monumenti. E dal punto di vista organizzativo chiaramente è una gara giovane, perché se non sbaglio questa è la quinta edizione. Sono partiti facendo una semplice gara, ma so benissimo, perché comunque sia quest'anno hanno lavorato all'interno dell'organizzazione collaboratori e consulenti che lavorano anche nel Ciocco, come Lucio De Mori, che è il direttore di gara del Mondiale Rally. Siamo all'Euro. Quindi diciamo che anche chiaramente un'organizzazione così giovane sta facendo dei passi avanti, e l'amico Max Rendina di fatto sta facendo in modo che sempre di più il Rally di Roma di Capitale diventi un appuntamento fisso e un'organizzazione professionale in questo ambiente. Massimo, sul piano tecnico, il giorno dopo abbiamo scritto Paolo Andreucci limita i danni, perché la sensazione adesso è quella che, questo è tanto ero vampera, che Andreucci, insomma, da qualche corsa, comprese quelle su terra soprattutto, si pensava fosse lì, ma adesso anche su asfalto debba un po' concedere qualcosa agli altri due, è così o no? Sì, decisamente sì, è chiaro, ha limitato i danni in ottica appunto del finale della gara finale, che potrebbe essere utile riuscire a acquisire quei punti che gli mancano per poter aggiudicarsi il decimo. Sì, però il vantaggio è il minimo, perché vi voglio leggere una di queste, vedo che Valerio a noi, vi voglio leggere una di queste possibilità, non ve le leggo tutte. Se Campedelli, che è quello più vicino a Paolo, che avendo già 11 risultati, Paolo poi comunque se fa risultati in tutte e due le tappe, comunque alla fine poi ne deve scartare il peggiore precedentemente, che sono 3 punti, quindi 3 punti poi li dovrebbe scartare. Se Campedelli, che è quello più vicino, vince entrambe le tappe e il Rally Due Valli,
è campione. Quindi vuol dire che Paola sì, minimo vantaggio, ma è, Valerio, non è quello che a questo punto mi sembra così determinante. No, cioè adesso no, veramente lui il problema è che non può più gestire nulla, mi sembra. No, non può gestire, deve vincere e basta. Cioè deve fare questo. Comunque sia, visto che nomini Campedelli, c'è da dire che comunque ha fatto un grandissimo campionato. Ah, certo, certo. Con una grandissima gara di apertura, perché ha vinto il Ciocco, quindi comunque ha dato dimostrazione di essere costante, di essere sempre lì. Il ruolo di Scandola secondo te, terzo incomodo oppure anche Scandola considerando... Diciamo che Scandola può essere il terzo incomodo anche perché gioca in casa, perché ha sempre fatto bene la gara di casa, per cui per lui è il campionato del campionato la gara di casa. C'è anche il detto Nemo profeta Ampate, non è che l'auguriamo al povero Scandola. E anche Andreucci quest'anno l'ha dimostrato. Se Scandola vince entrambe le tappe ed il rally due valli, non è campione, no. Perché bisogna che Andreucci non faccia meglio di due terzi posti, allora in quel caso Scandola è campione. Però vedete che insomma questo dimostra, queste due ipotesi delle tante che ci sono, dimostrano che insomma poi nello sport si spera sempre, no Valerio, che vinca il migliore alla fine, indipendentemente dal fatto che si possa fare il tifo per questo o quel pilota, alla fine comunque è un campionato apertissimo dove si sapeva che c'erano questi tre equipaggi che poi se lo sarebbero giocati. Se poi un giorno ce ne saranno anche più di tre, tanto meglio, no? Nell'economia generale del CIR. Contenti, certo, chiaramente, perché questo darebbe comunque un forte respiro a questo campionato qui e sottolineerebbe l'importanza e la forza che comunque questo campionato ha a livello nazionale, ma non solo, anche a livello internazionale, perché il campionato italiano comunque quest'anno è stato anche, diciamo, palcoscenico del debutto mondiale di Kalle Rovanperä, quindi non è che un finlandese, dove la Finlandia è la patria del mondo dei rally, hanno scelto il campionato italiano per imparare e debuttare, quindi questo sottolinea solamente l'importanza del nostro campionato. Un'ultima cosa, poi andiamo in pausa pubblicitaria, nella seconda parte parliamo di Ciocchetto, di Ciocco e di quant'altro, Massimo. La presenza di intrusi, tra virgolette, come Luca Rossetti, che ruolo possono avere? Perché sappiamo che non prendono punti, però li portano via. Se Rossetti arriva secondo in una tappa, il punteggio che è di 6 punti, mi sa, per il secondo non va nessuno. E quindi insomma, può influire secondo te? Certo, visto che i scarti sono minimi fra l'uno e l'altro, anche questo potrebbe dare noia a qualcuno o vantaggiare altri. Rossetti, se non sbaglio, con una Skoda, no? Sì. Una Skoda. Ma allora quindi che fa il gioco di Scandola? Però c'è chi dice fa il gioco di Andreucci? Ci sia un po' di incertezza su questo. Penso che non ci sia, io personalmente non penso ci sia un gioco di squadra, anzi, sarà un ulteriore... mischia nella mischia. E poi influire un'ultima cosa, Valerio, il clima e il tempo che, viste le previsioni, dovrebbe essere bello. Questo può favorire qualcuno o è influente? Può favorire, essere influente, ma sono talmente campioni che sia che piova, che sia bel tempo, comunque se la giocheranno. E comunque, conoscendo molto bene Luca, io non credo che faccia il gioco di nessuno. Farà la sua corsa. Sì. Parliamo di Luca Rossetti. Va bene. Linea alla regia per la pausa pubblicitaria, quando torniamo hai più ghiotte notizie sul Ciocchetto o sul Ciocco? Dimmi solo questo. Beh, diciamo sul Ciocchetto. Perché è più vicino, logicamente. Certo. Vabbè, cominciamo a parlarne, poi chiaramente avvicinandoci. Quanto manca? 2 mesi, poco più, Due perché mesi. Quest'anno è molto molto anticipato, sì. Di solito diciamo un rally sotto l'albero, sotto l'albero anche quest'anno, però insomma proprio a Natale è una questione di calendario, non dipende da altro. Linea alla regia e torniamo tra pochissimo. Allora, eccoci tornati con la seconda parte di Rombo di Motori, quarta puntata stagionale, in compagnia di Valerio Barsella e Massimo Salvucci. Ma dimmi una cosa, Valerio, Massimo è confermato anche per il Ciocchetto, per il Ciocco, come speaker, oppure stasera siamo qui a fare una sorta di trattativa? È un'istituzione, se no poi dopo non racconta più i nostri aneddoti, invece ci fa marketing, no? Te li prepari un paio di aneddoti da raccontarci, che possono essere... Sì, uno ce l'ho già in mente. Ce l'hai già? Ce lo vuoi dire subito? Sì. Dai, diccelo subito. Allora, visto che non voglio parlare degli altri, parlo di una cosa che è capitata a me. Attento al microfono. Anno di grazia? Anno di grazia è parecchi anni fa, quando avevo capelli neri. Perché ogni tanto ho fatto, oltre che il navigatore, anche ho fatto l'autista. Io mi definisco un autista. E sono andato a fare un rally, il rally di Fiuggi,
perché io andavo fuori per non fare figurette qui in zona, non ti conosceva, no? nessuno conosceva. Salvucci, chi è? Voi, sì, Bucchi. Che arrivo a fare le verifiche pre-gara, faccio le sportive che erano in un albergo e poi andavo, sono andato con la macchina a fare le tecniche ed era distante, qualche chilometro, no? questo centro sportivo dove c'erano le tecniche. Arrivo alle tecniche con la macchina, il verificatore mi fa: lei è Salvucci? Sì, sono. C'era, guardi, allora ci hanno chiamato dalla direzione di gara, deve andare in direzione di gara perché gli devono comunicare, fare una comunicazione. Sì, vabbè, vado in direzione di gara, ritorno in direzione di gara, che è successo? Tra le scienze, poi sono poche le cose, no, da dover gestire. Dice: no, guardi, lei è stato estratto dal CONI per un antidoping. Per un antidoping? Antidoping, un esame antidoping. Come antidoping? Che c'entra antidoping all'inizio? No, guardi, tu, questo signore, no? Della... Tu facevi in quelle rally il pilota? Pilota, facevo la pista, no? Pilota. Ah, vabbè, ti definisci pista. Venga accompagnato da questo tizio, questa è la... E facesti l'esame antidoping? Che andai in bagno, dici, questo, lei dice: no, lo deve portare in direzione di gara. Che vado in direzione di gara, busso la porta, vedo tutti, vedo queste persone che però erano tutti di spalle, no? E dice: guardi, faccio... Scusate, sono Salvucci, mi avete chiamato per... In quel mentre si gira uno che era un commissario sportivo di Livorno, sì, e tutta una bella risata. Da livornese pisano, no? Cioè, quindi fui preso in giro per un bel po' di tempo. Ma per non questa... lo facesti almeno? No, era uno scherzo, era loro uno scherzo, che mi fecero, visto che c'era questo delegato che era un livornese. Te l'aveva raccontata bene. Me l'avevamo studiata bene. Va bene, senti Valerio, allora, Rally del Ciocchetto, beh, qui non mi sbaglio, 26esima edizione, prima il Ciocco l'ho fatto arrivare già alla 50esima, ci arriveremo. Ci arriveremo, piano piano. 26esima edizione, le date sono anticipate, dicevo. Le date sono, purtroppo cade, il calendario cade quest'anno in maniera, diciamo, molto, molto anticipata, quindi si inizierà con venerdì 15, dove faremo le solite verifiche sportive e tecniche. Per chi praticamente vuole arrivare in anticipo, stesse operazioni che saranno ripetute il sabato mattina del 16, dopodiché il format ricopia l'esatta conformazione dell'anno passato, quindi il dove sabato, c'era anche Paolo Andreucci. Dove c'era anche Paolo Andreucci, dove speriamo che sia presente anche quest'anno. Ah. E il format è praticamente il sabato pomeriggio ci sarà tappa 1, domenica mattina tappa 2 e poi il pomeriggio della domenica, come l'anno scorso, il Master Show. Master Show che ora stiamo cambiando quelle che sono le regole di accesso all'interno della gara per far sì che siano tutte le classi, diciamo, un po' più combattute, perché poi l'anno scorso invece erano, alla fine si sono trovate macchine di bassa cilindrata insieme a macchine di alta cilindrata, quindi lo stiamo cambiando quello che è. State un po' rivedendo, sì. Ma adesso era la prima volta l'anno scorso, quindi so. L'anno scorso è stata una... C'è sempre bisogno, diciamo, di una fase di rodaggio. È stata una prima volta, è stato un momento per imparare e trarre diciamo, spunto dalla manifestazione e fare in modo che quest'anno si migliori. Prove alte, prove basse. Prove alte, sempre. Prove basse, esatto. Rimane tutto invariato come direzione gara, parco assistenza e zone di partenza e arrivo, proprio per dare comunque un cammino che è stato iniziato l'anno scorso per mantenerlo. Tutto all'interno della tenuta del Ciocco, quindi non è che poi ci sia da inventare chissà cosa qui. Massimo, ti è capitato anche, oltre a viverlo da speaker, da giornalista, anche da viverlo da protagonista il Ciocchetto? Sì, qualche sempre. Anche quello. Qualche anno fa, sì. Ci fu una gara nostra che ci premiamo noi per andare a fare il Ciocchetto, sì. E fu veramente divertente, si uscì anche un paio di volte di strada, insomma, sono spaccate un paio di staccionate, ma insomma poi 26esimo siamo... Rally del Ciocchetto, memoria Maurizio Perissino, questo certo. Non ce lo scorderemo mai, perché no, vive nel ricordo di Maurizio questa corsa, no? Assolutamente. Fu lui che la ideò nel lontano, fu lui che la ideò, 92. E l'anno scorso, proprio anche per commemorare sempre di più, tener vivo Maurizio, abbiamo trasformato la gara, che da rally, diciamo, è diventato un rally sperimentale, con la possibilità di avere un'unica classifica, nel senso che possono correre le moderne e le storiche insieme.
Invece del Ciocco, che mi dici? Lì la data è ancora un po' ballerina, mi sembra di capire. La data è ballerina nel senso che diciamo che si collocherà nella seconda parte del mese di marzo. È ballerina perché comunque dobbiamo sempre attendere quelle che sono le indicazioni della federazione, che attualmente sta costruendo il calendario del campionato italiano rally, quindi diciamo che è una manifestazione che si andrà a collocare o nella settimana del 18 di marzo o in quella dopo, che è il 25, che è la settimana antecedente la Pasqua. Quello che possiamo confermare è che sarà ancora la prova d'apertura. Sarà la prova di apertura del campionato italiano rally. Ecco, essere la prova d'apertura, Massimo, dà dei vantaggi perché comunque si riprende dopo qualche mese. Ma diciamo prima corsa che dell'anno, sempre c'è voglia, la gara di riferimento, perché è, fra l'altro, come data è una di quelle, è quella, nel senso che è sempre stata la prima, per cui si sa che è a marzo. Io ricordo a marzo da una vita ormai, mi sembra siano passati. Penso che tempo. Appunto siano. Sul Ciocco invece, cosa ti senti di... Ma il Ciocco, per quanto mi riguarda, dici? No, ad esempio, il personaggio più estroso, più strano che hai visto a Rally del Ciocco? Che ti è rimasto in mente? Non necessariamente uno che ha vinto tanti rally, no. Vincente. Che tu poi sul palco li intervisti. Sì, tutti, sì, infatti li fai parlare tutti, ce ne sono, quindi ce ne sono sentiti in questi ce anni. Ce ne sono tanti estrosi che hanno vivacizzato il Ciocco. Uno a caso è l'amico Ciavarella, che è sempre stato certo. Con le più svariate vetture. Penso sia stato uno dei più eclettici, non solo al Ciocco, ma anche al Ciocchetto. Perché... Sai perché ti dico questo? Perché ci sono questi numeri al CIR. Pensate, dopo 7 rally degli 8 che erano in programma, sono stati 309 gli equipaggi che hanno preso il via, con 224 vetture del gruppo R e 54 vetture del gruppo N. Poi Paolo Andreucci è stato leader di tappa, vediamo qualche curiosità, per 33 prove speciali, Scandola 27, Campedelli 20. Vincitori delle prove speciali, 29 speciali la vinta Andreucci, 25 Scandola, 19 Campedelli, poi vabbè ci sono gli altri del due ruote motrici. Ecco Valerio, volevo sottolineare sempre su queste immagini del Ciocchetto che anche al Due Valli ci sarà io adesso ormai da qualche gara dico, un folto stuolo di equipaggi lucchesi, perché noi chiaramente parliamo di Paolo, che è quello che lotta per l'assoluto, però c'è Stefano Martinelli in lotta per l'R1. Certo, lui sta lottando per il campionato R1, quindi questa è l'ultima gara che salvo problemi comunque dovrebbe incoronare campione italiano. Poi c'è Luca Panzani che torna al Merci, sì. C'è Gianandrea Pisani tra gli iscritti, ora magari se poi mi sfugge qualcuno, ma mi sembra ci sia anche qualcun altro, magari mi sfugge adesso, non so se mi potete aiutare, però sicuramente, ecco, ci sarà anche l'equipaggio più natalizio come sempre? Certo, al Ciocchetto sarà premiato l'equipaggio natalizio, sarà istituito nuovamente il monte premi che avevamo dato l'anno scorso di 5.000 euro per i noleggiatori, cioè praticamente vogliamo incentivare i noleggiatori a portare auto da noi, quindi era stata fatta una classifica apposita dove praticamente le prime 3 vetture del... Questo se non ricordo male è Michelini. Questo è Michelini che l'anno scorso ha avuto questo problema. Ecco, lì ci fu un momento in cui l'organizzazione veramente... diede dimostrazione di grande efficienza, mi permetto di dirlo, ma non perché sei qui stasera, perché adesso lui riparte, poi si riblocca lì, vedete, proprio dopo la curva, e lì stavano sopraggiungendo, e quindi lì bisogna essere pronti subito a intervenire, no? Perché insomma, altrimenti vedete dov'era la macchina. Ecco, Massimo, tanti giovani, questo è un altro aspetto che abbiamo più volte segnalato, l'abbiamo visto in queste immagini del pool. Tanti giovani, vuol dire che c'è una generazione proprio cresciuta a pane si sta evolvendo anche questa vedete, qui arriva l'altra macchina che viene fermata. E poi il Ciocchetto è la gara che per invoglia veramente è quella che fra le più spettacolari che ci sono nel lotto di manifestazioni sia in Toscana, sia fuori Italia, sia in tutta Italia. E lì perché vedi tutto, perché poi i giovani si appassionano non solo delle macchine a corsa, ma anche riescono a vivere, andando all'assistenza, riescono a vivere anche gli altri momenti che sono anche quelli altrettanto interessanti. Ecco, un rally tutto da vivere, poi lo dicevamo altre volte Valerio, i giovani effettivamente poi si appassionano, no? Quando vedono non solo gli Andreucci, ma quando vedono le macchine, magari ora noi abbiamo visto ragazzi di 20-25 anni, ma ci sono anche più piccoli che vanno a vedere queste corse e chiaramente è un effetto trainante, come si dice in questi casi, no? Assolutamente, il rombo dei motori e comunque i motori in generale sono sempre stato un motivo di avvicinamento del pubblico più giovane, non solo il calcio o altri sport, ma anche
i motori stessi, basta guardare anche la Formula 1, Moto Mondiale o altre discipline, quindi diciamo noi siamo sempre molto contenti e comunque i numeri ci danno informazioni tali che il ciocco, che il ciocco e il ciocchetto comunque sono sempre due manifestazioni molto ben volute dal, dal pubblico locale, ma non solo locale. Certamente. Siamo quasi in chiusura, prima di chiudere però, mentre qui vediamo passare ancora Paolo Andreucci, che insomma Valerio ci ha detto perché no, perché non riaverlo anche per la 26ª edizione. Prima di chiudere proprio su queste immagini di Paolo Andreucci, prima Massimo e poi anche Valerio, ce la fa a conquistare questo benedetto decimo titolo? Premesso e detto già che non è facile perché sono tutti lì e quindi diciamo che pure è una poltrona per tre quella alla fine. Se chiaramente sarà difficile, ma noi ce l'auguriamo e onestamente ci spero. Tu Valerio che dici? Sarebbe il primo che sfata il mito dei 10 titoli. C'è questa maledizione del 9, no? Sì. C'è, perché lo dicevo l'altra settimana. Valentino. Valentino è lì a 9, purtroppo a 9 rimane anche quest'anno, mi sembra evidente. No? Adesso ci è andato Cairoli, Toni Cairoli a 9, speriamo che non sia una maledizione anche per lui. Va bene, niente, quindi per il ciocco c'è da lavorare? Sì, c'è da lavorare. Sì. Ma lì ci si lavora un po', nel senso che lì si possono apportare forse più facilmente delle novità. Sì, allora dobbiamo sapere quello che, cioè ci dovranno dare indicazioni da parte della federazione e la giunta sportiva di quelli che saranno i cambiamenti sul prossimo anno. Cambia un po' anche il regolamento del punteggio. Dovrebbe cambiare il regolamento del punteggio, ma anche alcune cose relative alla gara. Ma si torna all'antico col punteggio? I rumors sono quelli, ora c'è da capire se viene definito o meno. Prima di tirare giù il percorso bisogna valutare anche il chilometraggio. Certo, qui. Il chilometraggio penso che rimanga invariato, però credo che come distribuirlo, casomai. Sì, cambiano solamente alcuni piccoli aspetti organizzativi. Va bene, siamo in chiusura. Massimo, ti aspettiamo di vederti sul palco del ciocchetto lì, certo, ad intervistare. Siamo già pronti. Beh, a ciocchetto le condizioni. Pronti. Ma noi sia ciocchetto che ciocco non è che proprio abbiamo problemi, come si dice, di temperature elevate. Casomai c'è da dire che negli ultimi anni ciocchetto, dopo clamorose nevicate, ci ha riservato delle belle giornate. Quello che ci aspetta dal 15 al 17 dicembre ancora non lo possiamo sapere, però siamo pronti, no? Siamo pronti, perché se si è corso nel 2009, anzi poi prossimamente voglio riproporre delle immagini, ve lo ricorderete, certo, di quel clamoroso ciocchetto del 2009, credo con 40 centimetri, mezzo metro di neve. Vuol dire che insomma nulla ci può fermare, no Valerio? Assolutamente. Va bene, ringrazio Massimo Salvucci e Valerio Barsella, ringrazio Giampiero Pucci. Rombo di Motori torna mercoledì prossimo, vi ricordo, orario 23:15, come sempre, come tutte le settimane, continuate a seguirci. In questi giorni non vi ho fatto commentare, abbiamo dato anche la notizia, poi vedremo se ci saranno sviluppi, che Paolo Andreucci avrebbe approvato questa Citroën C3 R5, che sia preludio di qualcosa di nuovo per il 2018, punto interrogativo. Intanto adesso pensiamo al Due Valli, in bocca al lupo a tutti, appuntamento a mercoledì prossimo. Buonasera.